Concorso fantastico! Quest'anno la Biblioteca di Pontassieve, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, abbiamo pensato di stimolare i ragazzi, proprio come avrebbe fatto il nostro grandissimo scrittore, a sviluppare la fantasia. E quindi abbiamo proposto a tutti i bambini di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo di Pontassieve di cambiare il nome di Pontassieve in sognando un paese fantastico, un paese nuovo. E allora oggi facciamo vedere come i bambini delle varie classi hanno cambiato, hanno sviluppato delle poesie, non solo, anche disegni intorno a questo bellissimo volo della fantasia. E siamo qua per premiarli. Ballassieme è un paese dove tutti ballano. I maschi ballano la Macarena e le femmine ballano da ballerine. Per il paese i maestri di danza sono fondamentali perché tutti ballano. E se si prende una multa si deve pagare con le carezze. Ogni giorno che passa un altro ballo da studiare a scuola. Olè! E nessuno va in prigione perché nessuno fa dei passi sbagliati. Ma c'è un ballo che soltanto il sindaco può ballare e si chiama ballo leggendario. Perché è sacro. La casa del sindaco è molto grande rispetto alle case degli altri abitanti. Ballassieme è il paese più famoso d'Italia. Ecco un esempio di trasformazione della parola Pontassieve della classe terza A della scuola primaria di Amicis, che riceve il primo premio, signore e signori, per averci davvero fatto capire quanti paesi possono nascere cambiando di poco un nome. Paesi dove si balla, si parla, si canta, un inno alla fantasia. Complimenti ragazzi per i bellissimi disegni e per voi anche dei libri per la vostra scuola. Yeah! I bambini della classe seconda A della scuola primaria Don Milani invece hanno trasformato Ponte Triste da Ponte Arcobaleno e quindi anche a loro diamo il primo premio! Per essere riusciti con una bellissima storia a passare dalla tristezza e la solitudine di Ponte Triste alla felicità e all'amicizia di Ponte Arcobaleno. Complimenti per i bellissimi e colorati disegni e anche per voi libri, libri, libri! La quinta B della scuola primaria Don Milani invece ci ha stupito con una bellissima trasformazione da Pontassieve a Tontassieve. La filastrocca di Tontassieve, fiume tonto come la sieve. I bambini sono molto birichini e festeggiano con i palloncini. Bellissimo! E quindi anche a loro diamo il primo premio! Per il bellissimo lavoro corale, divertente e colorato. A Tontassieve non devono essere molto svegli, ma sembra che si divertano davvero tanto. Certo, sarebbe bello visitarlo. Yeah! Primo premio anche alla classe quarta B della scuola De Amicis! Complimenti per aver dimostrato che la fantasia sa creare paesi fantastici e libri anche a loro. Fantassieve, fantasia e avventura nuotano e combattono con l'arco stellato. Saltiamo insieme e voliamo a Fantassieve. Un primo premio anche alla classe seconda della scuola primaria di Amicis. Complimenti anche a voi per aver dimostrato che la fantasia ci fa volare. Dove Arno incontra Sieve c'è un bel ponte grande rosso. Dice a tutti: vieni qua a vedere questa città, la più strana che ci sia, dove tutto è fantasia. In ogni quartiere puoi trovare cose strane da ammirare. Ma che razza di sciocchezze!
Dice un tipo tutto serio: questo posto non esiste! Questo posto non è vero! Le bugie dir non si deve! Qui c'è solo Pontassieve! Oh, che povero signore! Pensa allora un bel bimbetto. Vede solo quel che vede e non riesce più a sognare. Ah, oh, che povero signore! Non riesce più a sognare! Che meraviglia! Quindi, primo premio alla classe terza C della scuola primaria scoprire che bel paese sia Pontassieve con tutti quei quartieri fantasiosi. Complimenti speciali ad una classe dalla rima facile e raffinata. E tanti libri anche per voi! Pontassole, Puzzassieve, Tortassieve, ma anche Cantassieve, Dinoassieve, Pontappiede. Conta assieme, vabbè. Un primo premio anche a loro, alla classe terza B della scuola primaria De Amicis. Per bei, bei disegni e le bellissime storie nate cambiando il nome di Pontassieve. Quanti paesi possono nascere? Sarebbe proprio bello visitarli tutti.